Buonasera a tutti e chiedo scusa per le spalle per quelli che mi sono dietro. Davvero molto bene la relazione che ha aperto i lavori del Congresso. Ho trovato la relazione una relazione robusta nei contenuti, impegnativa, molto impegnativa, aperto all'unità sindacale e all'innovazione delle relazioni sindacali nel nostro Paese, di cui ce n'è un gran bisogno. Con questo congresso io credo, una volta completato anche nei documenti conclusivi, la CISL dirà soprattutto una cosa, che è pronta. La CISL è davvero pronta a fare tutto quello che serve per assicurare a questo Paese la cosa che più manca in questo momento, che è il lavoro. Io credo che oggi più di ieri, più dell'altro ieri, ci sia maggiore consapevolezza che oggi davvero la vera priorità di questo Paese, a maggior ragione per un sindacato, è la mancanza del lavoro. E il lavoro è la vera priorità. E come penso io, di priorità non se ne possono avere più di una. Avere più priorità vuol dire non averne nessuna e nessuna coerenza da rispettare. Noi invece pensiamo che la priorità vera sia unicamente il lavoro in questo momento, perché il lavoro è l'inizio e la fine di tutto. Senza il lavoro davvero un Paese non ha futuro, ma non solo dal punto di vista economico e della distribuzione dei redditi, non ha futuro dal punto di vista democratico, dal punto di vista sociale. Quindi non c'è dubbio, ieri eravamo in pochi ad averlo chiaro questo, oggi mi sembra che siamo molti di più e questo è molto importante. L'impegno al lavoro non può essere un impegno che possiamo affrontare da soli. Davvero, come è stato detto nella relazione, se vogliamo davvero assumerla questa priorità e portare i risultati, perché noi non siamo dei poeti, non possiamo soltanto denunciare e declamare i disagi del lavoro. Noi abbiamo una rappresentanza da esercitare e la rappresentanza si esercita unendo quelli che sono i disagi che pure è giusto denunciare, ma anche con quello che concretamente tu sei capace di fare per portare dei risultati ai lavoratori e per alleviare quei disagi. Quindi è un impegno nostro, in primo luogo, è un impegno della politica di questo Paese, è un impegno del Governo, è un impegno degli imprenditori. E quindi non c'è dubbio che il messaggio forte che viene da questo Congresso è che è un impegno che non si può affrontare da soli, ma che dobbiamo affrontarlo tutti assieme, perché non c'è possibilità che ognuno se la possa cavare da solo. E io lo voglio dire soprattutto agli imprenditori. Io vedo degli avanzamenti, delle maggiori consapevolezze anche in quel settore, però davvero anche gli imprenditori devono sapere che se l'impegno al lavoro è un impegno comune, non lo può essere per una stagione sola. È un impegno che prevede che si cambino le relazioni sindacali, si cambia il rapporto tra lavoratore e impresa e il lavoratore e il sindacato acquisiscono maggiore importanza nella gestione e nella ridistribuzione della ricchezza prodotta dalle imprese. Quindi dobbiamo farlo assieme, ma dobbiamo farlo con un impegno di profondità che guarda al futuro, che non si tratta appunto di passare una nottata, si tratta di costruire un modo più stabile, più maturo, più capace di dare risposta ai problemi del lavoro e ai problemi della crescita. Sappiamo anche che da solo non bastiamo neanche noi. Anche se ci mettiamo tutti assieme, anche se avessimo un governo che in qualche modo condivide totalmente le nostre valutazioni, il nostro Paese da solo non ce la fa. Davvero c'è bisogno dell'Europa. Noi per il nostro lavoro abbiamo bisogno dell'Europa. Senza l'Europa, con tutti gli sforzi che potremmo fare, non ce la faremmo. E quindi l'Europa deve fare la sua parte. Ma anche l'Europa deve fare la sua parte con profondità. Non si tratta di alleviare delle situazioni che nei vari paesi oggi sono difficili. Si tratta di costruire un'idea di Europa che si compie
e che trova nella sua unificazione, nel suo completamento, la risposta anche ad un assetto economico, politico e di relazioni industriali e sindacali che consenta a questa parte del mondo di poter giocare un ruolo da protagonista. E nel mondo ce n'è un gran bisogno di Europa. Il lavoro è la priorità, però diciamocelo francamente, dobbiamo anche qua capire e essere consapevoli che il lavoro non basta più protestare per ottenerlo. Non basta più che noi appunto facciamo la narrazione del disagio e pensiamo che poi qualcun altro lo deve risolvere. Basta con la narrazione del disagio, ce n'è troppa. Adesso c'è bisogno di soluzioni, c'è bisogno di risposte, c'è bisogno di cose concrete, se no la rappresentanza politica e sindacale salta. Non basta più solidarizzare con i lavoratori che soffrono, bisogna portargli risposte. Io voglio anche dirlo perché è un tema che già negli scorsi mesi e con lo scorso governo è stato un punto che secondo me appunto va, insomma, bisogna rifletterlo meglio. Io vorrei evitare che con questo governo ci rinfiliamo in una discussione eterna e infinita sulla riforma del mercato del lavoro. Guardate, io credo che questo sia stato l'errore più grave che ha fatto il governo Monti, pensando che con la riforma del mercato del lavoro si creava il lavoro. Non è così. La migliore riforma del mercato del lavoro senza lavoro è destinata a fallire. Allora noi abbiamo bisogno di un intervento, non c'è dubbio che dobbiamo anche lì, un solo intervento c'è bisogno, un solo intervento, che è quello appunto di incentivare fiscalmente le assunzioni dei giovani a tempo indeterminato. Questo è l'unico provvedimento che io voglio chiedere al governo. Non mi voglio infilare in una discussione infinita che poi diventa ideologica e politica e da qui non produciamo nulla. Perché una riforma del mercato del lavoro, se l'economia non c'è, non funziona. L'abbiamo visto. Abbiamo visto che cosa succede. Perché il tema del mercato del lavoro ha una condizione per cui una riforma può funzionare. Che se c'è un lavoro da una parte che si perde ce ne sia un altro in grado di poterlo sostituire, perché altrimenti hai voglia a parlare di flessibilità, i lavoratori e tutti noi ci attaccheremo come cozze alle imprese fino a quando non ce ne sarà la possibilità appunto di poter dire sì, c'è questa soluzione che va presa per questa azienda, ma c'è un mercato del lavoro che è in grado di dare. Quindi fino a quando non affronteremo il tema di un'economia che riprende e quindi delle possibili riallocazioni, ricollocazioni dei lavoratori sul territorio, io penso che appunto conviene concentrarci su quello che serve davvero. E allora, se la crisi che viviamo noi, in particolare in Italia, in tutta l'Europa, è una crisi che è dovuta, ed è così, al calo drastico dei consumi e al calo drastico degli investimenti. Qui nessuno investe. Io vorrei che fosse chiaro, il mio amico Gigli ha già spiegato quanto l'industria sta rischiando. Perché noi abbiamo questa economia, un'economia costruita sull'industria manifatturiera, ma è proprio questo pezzo che oggi è in discussione. Noi abbiamo parlato di auto, abbiamo fatto una querella infinita alla fine sull'unico settore che comunque qualche investimento lo stava facendo. Però la verità è che noi abbiamo interi settori manifatturieri oggi che sono davvero a rischio. Abbiamo parlato di auto, ma io posso parlare dell'elettrodomestico che si sta aprendo un altro clamoroso domanda, ma possiamo continuare a fare frigoriferi in Italia? Possiamo continuare a fare macchine in Italia? Possiamo continuare a fare navi in Italia? Ma se noi non facciamo queste cose è finita la nostra industria e l'economia di questo paese su questo è costruita. E allora come la Germania riesce a fare navi, come la Germania riesce a produrre elettrodomestici, come la Germania riesce a fare tutte le produzioni del manifatturiero, allora vuol dire che è possibile. Allora se non ci riusciamo è colpa nostra. Non è perché non è possibile. E allora c'è una cosa da fare, un intervento straordinario, perché se la crisi è straordinaria gli interventi debbono essere straordinari e gli interventi straordinari è chiaro che prendono risorse da una parte e le spostano dall'altra. E quindi non sarà facile per nessuno, ma ecco perché ci vuole l'unità di intenti, perché cose facili da fare non ce ne sono, sono tutte difficili le cose da fare, però non c'è dubbio che se vogliamo dare una speranza,
una ripresa di fiducia e incoraggiare anche gli imprenditori a riprendere a fare investimenti, un segnale forte ci vuole ed è quello che abbiamo chiesto, uno shock che appunto se la crisi è la caduta dei consumi e la caduta di investimenti bisogna detassare le retribuzioni per far riprendere i consumi, bisogna detassare gli investimenti per far riprendere a investire, non c'è alternativa e allora dobbiamo essere pronti perché le risorse che occorrono sono tante. E bisogna andarla a recuperare. Quindi il problema non è che cosa fare, è chiarissimo. Il problema è dove andare a recuperare le risorse. Questo, per questo ci vuole appunto un coraggio da parte di questo governo e ci vuole appunto una grande responsabilità dei soggetti politici e sociali perché questo è un obiettivo irrinunciabile e le risorse bisogna andarla a recuperare. Adesso non faccio la lista dove andarle a prendere, ma è chiaro che nella relazione erano già indicate. E quindi c'è un altro punto. Se è vero che dobbiamo appunto tutti quanti rimboccarci le maniche e lavorare assieme per un obiettivo comune, non c'è chi può spiegare all'altro cosa fare, sentendosi esentato dalla responsabilità di misurarsi con i cambiamenti. Ed è quello che la CISL ha fatto. La CISL non si è limitata a dire alla politica quello che doveva fare, a dire agli imprenditori quello che doveva fare o dire agli amministratori locali quello che devono fare. La CISL lo ha fatto perché la CISL si è messa in gioco sul cambiamento, perché non ha detto soltanto alla politica di ridurre i livelli istituzionali. La CISL l'ha fatto perché ha iniziato un'operazione di riorganizzazione che è il modo più serio per potersi presentare e poter dire agli altri cosa fare, dimostrando che tu sei capace di farlo. E noi abbiamo fatto un'operazione che davvero riposiziona il nostro sindacato e io penso debba riposizionare tutto il sindacalismo confederale sui cambiamenti che ci sono stati e quindi ci riposiziona rispetto ad un passato che appunto ci vedeva, perché insomma il risultato è questo, Se noi perdiamo più lavoro e perdiamo più e abbiamo le retribuzioni più basse d'Europa, vuol dire che qualcosa non va bene, anche noi evidentemente dobbiamo fare la nostra parte. La CISL lo sta facendo. La CISL lo sta facendo e si sta riposizionando sui nuovi luoghi strategici del sindacalismo confederale, che non potranno più essere soltanto i contratti nazionali e la concertazione nazionale. Il primo è il contratto nazionale perché con ogni evidenza si sta indebolendo e sta perdendo efficacia. E la concertazione nei momenti straordinari è certamente, quindi oggi certamente è uno di questi, ma se guardiamo in prospettiva la concertazione che abbiamo vissuto nel passato non l'avremo più. E allora se gli strumenti due minuti sui quali abbiamo costruito il nostro modo di essere cambiano, allora bisogna riposizionarci. I nuovi luoghi strategici sono il territorio e sono i luoghi di lavoro e il nuovo soggetto strategico del sindacalismo confederale sono i delegati, perché la rappresentanza va esercitata nei luoghi di lavoro. I lavoratori devono vederci che noi rappresentiamo, non la rappresentanza fatta soltanto a Roma o nei luoghi, diciamo, negli uffici sindacali. E quindi c'è un riposizionamento di tutto il sindacato, della CISL in primo luogo, che naturalmente dovrà proseguire nelle categorie, perché se al centro dobbiamo mettere la contrattazione e la crescita organizzativa, perché se saremo forti nei territori e nelle aziende saremo forti anche a livello locale con gli amministratori e con il governo, ma se non siamo forti nei luoghi di lavoro e nelle aziende hai voglia te a cercare la concertazione. Ultima cosa, un minuto, provo a dirla, è quella dell'accordo sulla rappresentanza. Io lo considero un accordo davvero storico, cambia i contenuti e i connotati delle relazioni sindacali. Ci sono cose molto importanti, la certificazione che fa un certo, quasi un sistema maggioritario nel sindacato, ma il pluralismo sindacale ha bisogno anche di essere semplificato e quindi va bene. Ci fa riprendere un rapporto unitario con la CGIL che spero sia possibile trasferire anche all'interno della mia categoria e risolve i due problemi che in questi 4 anni sono evidenziati. Datemi solo 30 secondi per questo. I due problemi, perché abbiamo dovuto fare l'accordo? Perché questi ultimi 4 anni, le vicende in particolare dei metalmeccanici hanno fatto emergere due questioni, due problemi seri. Il primo, che si è verificato
perché non c'era più esigibilità degli accordi sindacali, perché gli accordi sindacali, anche votati a maggioranza, non avevano assicurato e non assicuravano la stabilità delle decisioni. E questo è un problema non degli imprenditori, questo è un problema della contrattazione. Perché se non c'è esigibilità nella contrattazione, non è che ne faremo altra, non faremo meno contrattazione. E allora è il tema di assicurare che quando si prendono decisioni, queste siano impegnative per tutti e danno stabilità alle decisioni contrattuali, è un elemento decisivo. Poi ne risolve anche altri, quelli che si erano determinati anche nella vicenda sempre dei metalmeccanici. Perché è chiaro che se il modello è costruito su chi firma o chi non firma i contratti, può capitare, come è capitato a noi, che anche un sindacato fortemente rappresentativo non riesce a nominare le rappresentanze. Noi abbiamo fatto la parte nostra applicando le regole e rigorosamente applicando le regole, però è evidente che qualche problema si era creato. L'accordo che abbiamo fatto risolve le due questioni, dà stabilità alla contrattazione, dà stabilità e maturità alle relazioni sindacali, e quindi credo che sia un percorso, un solco importante per costruire un nuovo rapporto con i lavoratori. E finisco dicendo, perché noi ce la possiamo raccontare come vogliamo, torto saranno i lavoratori.